fare una foto con tutti, se è possibile farci una bella foto. È una presenza molto incisiva quella del Cassini, tessuto sociale di Cava dei Tirreni, una presenza che si avverte da decenni a questa parte, è sempre fresca, sempre moderna, sempre in grado di cogliere nuove opportunità e di presentare all'opinione pubblica locale eventi importanti e significativi come quello di stamattina, per esempio, riconoscimenti ai valori che lo sport incarna in alcune persone qui a Cava dei Tirreni, persone presenti, persone che sono recentemente mancate, quindi anche questa attenzione particolare, questa sensibilità che il CSI di Cava dei Tirreni attraverso Pasquale Scarlino, attraverso Giovanni Scarlino esprime verso chi non è più, verso appunto il valore della memoria. Questo senso della memoria, questo sentimento così profondo, questi momenti anche così intensi e partecipati che abbiamo commossamente vissuto questa mattina, la dicono lunga sui valori che lo sport incarna e che particolarmente interpreta il CSI come istituzione di promozione dello sport a Cava dei Tirreni. Presenziare alla cerimonia della consegna degli Scopoli d'Oro e della Stella d'Argento. Che sensazione le ha dato essere qui presente per questo evento così importante? Ma che il centro sportivo italiano qui a Cava dei Tirreni è realmente una famiglia. In questa aula che ha una sua solennità, perché l'aula del Consiglio Comunale esprime al massimo grado la sovranità, la libertà, la volontà della popolazione e della comunità di Cava dei Tirreni, si avverte però un clima di reale e profondo rapporto tra le persone che vivono l'attività e l'esperienza del centro sportivo, e questo è dovuto alla straordinaria passione, all'incessante attività che da anni Pasquale Scarlino svolge e che ora trasferisce questa sua passione anche al figliolo Giovanni. A me è piaciuto molto che stamattina il centro sportivo di Cava abbia voluto unire il conferimento di alcuni riconoscimenti a realtà che sono attualmente operanti nel mondo dello sport, a personalità della giustizia sportiva o della società San Lorenzo che tanto hanno dato e tanto danno alla comunità di Cava nel settore delle attività sportive e delle attività della giusta organizzazione del tempo libero, con il ricordo e la memoria di una figura come il direttore generale della Cavese dei Tempi d'Oro, il direttore Brunetti, perché ogni comunità cresce e raggiunge traguardi più elevati se sa conservare il valore della memoria, il valore del ricordo di coloro i quali hanno dato tanto a quella comunità e hanno consentito alla medesima di raggiungere tappe più importanti nel corso degli anni. Questa capacità di unire il presente e di unire ciò che è stato, la memoria, nel segno della coltivazione dello sport nella portata più ampia del termine, che non è soltanto attività sportiva, attività agonistica, ma giusta organizzazione del tempo libero e incontro, solidarietà, vita assieme tra le persone per organizzare in maniera pacifica, ordinata e voluta la convivenza civile, è un modo assolutamente alto e giusto anche di vivere complessivamente lo sport. Ecco perché è una bella mattinata, una bella iniziativa, sono sicuro che ne seguiranno tante altre nel segno del centro sportivo e ovviamente di Pasquale Scarlino. Onorevole, qui a Cava dei Tirreni si è parlato molto anche di altro, Cava ha animato anche la cronaca riguardante il caso dell'INPS, lei se n'era interessato in prima persona, lei è qui anche per questo oggi, che cosa ci può dire se c'è qualche aggiornamento in merito? Sì, io torno e mi fa molto piacere perché è sempre molto bello stare nella comunità di Cava, in questa cittadina così, così bella, così accogliente, e uno degli argomenti che sto trattando e sto seguendo da tempo è quello della salvaguardia della presenza dell'INPS a Cava dei Tirreni. La vecchia struttura non potrà più esserci, non c'è, ma l'impegno che dietro una mia interrogazione parlamentare il Ministero ha assunto pressando l'INPS è di salvaguardare e di conservare a Cava un punto INPS,
cosiddetto, una struttura leggera, una struttura agile che comunque assicuri una serie di prestazioni, una serie di servizi alle tante persone che in questa comunità, soprattutto le persone anziane, le persone che hanno condizioni di infermità, ne hanno assolutamente bisogno. Siamo su una buona via, stiamo lavorando in stretta intesa con il sindaco di Cava, c'è una volontà convergente di tutto il Consiglio Comunale, anche del dottore Servalli, stiamo lavorando intensamente con la direzione regionale dell'INPS per poter addivenire alla creazione di questo punto INPS. C'è stato un incontro tra il direttore regionale dell'INPS e il sindaco di Cava, Galdi, nel corso del quale è stata anche verificata la disponibilità di locali che il Comune è pronto a porre a disposizione con oneri minimi all'INPS per consentire la salvaguardia di questa struttura. Siamo dell'intesa che nel mese di marzo riprenderemo i contatti per arrivare al punto finale, e il punto finale per me è che deve essere garantita ed effettivamente aperta questa struttura, questo punto INPS a Cava. È un po' difficile perché il trasferimento degli uffici a Nocera era una decisione d'impero, credo. Rientra nel processo di razionalizzazione e di riorganizzazione che sta vivendo la pubblica amministrazione, lato senso intesa, a livello nazionale. Io penso che però abbiamo creato le condizioni per una, diciamo, per una parziale marcia indietro a Cava, perché nel dialogo col Ministero, nel dialogo con l'INPS, effettivamente abbiamo evidenziato la fondatezza della richiesta di mantenere questa struttura a Cava. Come tutte le battaglie che sono impegnative e difficili, non si realizzano mai in un solo attimo, richiedono settimane, tempi di lavoro, tempi di impegno continuo. Io posso dire che non mollerò la presa sin quando il punto INPS a Cava sarà aperto. Grazie. Molto tensa per Pasquale Scarlino, perché questa mattina ci sono state diverse premiazioni per la consegna dei discopoli d'oro e della stella d'argento al merito. C'è anche il discopolo d'oro alla memoria, però andiamo con ordine, le motivazioni per i riconoscimenti. Dicevi che era una giornata intensa per Pasquale Scarlino, io correggerei il tiro e direi una giornata intensa per l'intera famiglia del Centro Sportivo Italiano, perché questi riconoscimenti sono stati dati ad atleti e società che fanno la storia del CSI e dello sport qui a Cava. Abbiamo iniziato con la memoria Gennaro Brunetti. Gennaro Brunetti è stato un arbitro del Centro Sportivo, che forse molti non lo sanno, ma è stato un grande arbitro del Centro Sportivo Italiano, poi è arrivato nel calcio, un arbitro di calcio, è stato uno dei migliori, ci sono tante belle situazioni che ci ricordano Gennaro in tante finali allo stadio, finali a Salerno, insomma c'è stato veramente un bravo arbitro. Poi si è avvicinato al mondo del calcio con il corso che ha fatto a Coverciano, è riuscito ad essere uno dei primi. È quello che ho detto durante la premiazione, che Gennaro non ha voluto lasciare Cava dei Tirreni. Vorrei ricordare, vorrei da Guerin Sportivo, da tante giornali dell'epoca, Gennaro doveva andare al Verona, ma lui fortemente volle rimanere qui a Cava ed è, credo che gli ha dato grande merito anche a quella che è stata la Cavese Calcio. Per gli altri due, sia per Luciano D'Amato che per Natale Lamberti, sono state altre due grosse figure dello sport cavese del Centro Sportivo Italiano. Non ultima quella della stella al merito per il CSTT Cava, che da 45 anni sta sul territorio di Cava.